Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere una ricettina gustosissima e perfetta per questo periodo dove magari le cose calde non ci vanno molto perché inizia appunto a fare un po' caldo. Sono dei muffin gusto pizza, buonissimi da mangiare freddi. Sono perfetti per un aperitivo, magari se fate una cena d'estate con gli amici, insomma, sono davvero versatili e molto facili da preparare. Vi faccio subito vedere come. Per prima cosa vado a grattugiare le mie zucchine e utilizzo il Fresh Express oppure potete farle semplicemente a mano, basta che siano ben tritate. Iniziamo a preparare i nostri muffin. Vado a mettere le mie zucchine tritate nella ciotola, aggiungo la salsa di pomodoro, andiamo a mettere l'olio d'oliva, neanche a dirlo è quello extravergine, aggiungo i semi di lino tritati, il sale. E posso mettere un po' di farina. Non la vado a mettere tutta, ma ne metto un pochino e mescolo. E ci vado ad alternare un pochino di acqua, in modo da rendere l'impasto perfettamente omogeneo e cremoso. Abbiamo messo l'acqua per renderli un pochino più leggeri e vi garantisco che sono comunque squisiti, però volendo potete mettere anche un po' di latte, quello che preferite. Continuo quindi con la farina. E come ultimo ingrediente vado a mettere il lievito. Ovviamente non utilizzate quello vanigliato, ma mettete il lievito per pizze salate, che dentro non ha aromi. E fa l'effetto del lievito per dolci. È comunque un lievito istantaneo, non il lievito di birra, altrimenti dovremmo farli lievitare. Per cuocere i nostri muffin gusto pizza andiamo ad utilizzare questi stampini di carta che però sono abbastanza rigidi, quindi non hanno bisogno della teglia fatta apposta. Se non ce l'avete e avete soltanto i pirottini di carta, invece avete anche bisogno della teglia, quella fatta apposta per i muffin. Vado a mettere un pochino di impasto sul fondo. E vado a metterci dentro un pochino di formaggio, anche questo l'abbiamo triturato con il Fresh Express della Moulinex. È formaggio vegan, quello che avevamo preso da Vegano Bio. Se non avete il formaggio vegan e non lo volete utilizzare, potete mettere un qualsiasi formaggio, della provola, della mozzarella, quello che insomma utilizzate di solito. E lo andiamo a mettere al centro, così. E ora copriamo con un altro po' di impasto in modo da fare un cuore di formaggio golosissimo. Mettiamo sopra un pomodorino semplicemente spaccato a metà dalla parte aperta in alto e completo con due scagliette ancora di formaggio che fa proprio l'effetto della pizza e un pochino di origano che non può assolutamente mancare. Non ci rimane che infornare a 180 gradi. I nostri muffin sono usciti dal forno, sono bellissimi, profumatissimi, hanno cotto circa 30 minuti, questi come vedete comunque sono degli stampini abbastanza grandi, quindi se lo fate negli stampini classici di carta, magari cuociono di meno, voi comunque per regolarvi bene fate sempre la prova dello stecchino. Io spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!